Ma perché non ti eri addormentato? No. Tenevo gli occhi chiusi perché non volevo né parlare né rispondere. Ma stavo sveglio. In parole povere mi stai dicendo che ti eri scocciato dei miei discorsi. Giulia, ma qua Dio solo sa tutto lo sforzo che bisogna fare dalla mattina alla sera pur di sopportare l'idiozia e l'insulsaggine dell'umanità che ci circonda. E adesso ci dobbiamo anche preoccupare della tua emotività più o meno sensibile all'infrazione delle leggi della convivenza. A me lo dici. Se c'è una che odia le convenzioni sociali, i luoghi comuni e l'ipocrisia, questa sono proprio io. Ora arrivi tu che mi dai gratuitamente la qualifica di prima della classe, di quelle stronze borghesi. E tu ti sei offesa? Ma neanche per sogno. Mica sono una che si offende. Ho detto per dire. Anzi, quando hai appoggiato la testa, pensando che ti fossi addormentato, l'ho appoggiato anch'io, immergendomi in ipotesi e fantasticherie spirituali per conto mio. Proprio per non infastidirti. Ma scusa, perché invece di riposare li devi? Perché pensavo alla faccia che farà mio padre stasera. Quando gli dirò che domani mattina parto per la Francia. E perché glielo devi dire, scusa? Tu mettiti nell'aereo e vattene. Quando arrivi a Parigi gli mandi un messaggio. La faccia che farà, se te la vuol far vedere, si fa una foto e te la manda. Ah, che idiota. Beh, scusa se te lo dico, sai? Io certe cose non me le so tenere in corpo. Quello è un essere brutale. Come ha fatto quella povera mamma tua a tenerselo vicino per così tanti anni? Affari loro. Io non metterei mai piede qui se fosse per lui. Quando c'è lui, mi sento a disagio. E si capisce. Un uomo che raramente ti guarda in faccia, che non ti rivolge mai la parola e che quando lo fa è l'impressione che ti voglia sfottere. Io poi, che sono di una natura così sensibile, figurati se mi lascio sfuggire sia pure una lieve sfumatura. Non ti posso offrire. Se ti potesse spegnere come si fa con uno stereo o abbassare il volume della tua voce, lo farebbe. È un bestione, mostruoso, ecco quello che è. Con te non va d'accordo. Tratta sua figlia come se fosse un'estranea. Con vostra madre, poi. È stato proprio un bestio. Ma poi il modo di cacciare così di casa una persona, buttarla fuori senza sentire ragione. Non aspettava altro. Per qualche venale debito di gioco, no? Lasciamo perdere, va. Ho detto bene prima. Un bestio. E peggiora con gli anni. Ti confesso che in fondo ne provo anche un certo dispiacere. Un rimpianto, vuoi dire? No, rimpianto di cosa? Ha sempre voluto fare come diceva lui e ora si dispera di non essere riuscito a formare due sue doppioni con te, Rosario. E mi dispiace per lui. Perché non è che a un certo punto ha detto vabbè, le cose sono andate così, io pensavo tutto al contrario, fai niente, non ne parliamo più. No, no, lui ne ha dovuto fare la tragedia della sua vita. Perché per lui io avrei dovuto continuare a scrivere articoletti e raccontini e andarmi a togliere il cappello a destra e a sinistra in tutte le redazioni. Così, per guadagnare quei 4 soldi al mese. E che ti importa? Qui in casa non ti manca niente. Mangiare e dormire ci penso io. Quei soldi a fine mese te li metti in tasca. In fondo sei solo un ragazzo. Io alla tua età, eccetera. Lascia perdere, fammi la cortesia. Sapessi quello che sto operando io con mio padre. Ma perché la sua gioia più grande sarebbe stata quella di farmi entrare alla radio raccomandata da lui. Farmi prendere il posto da speaker come ce l'ha lui. Sai che avvenire luminoso. Non basta un fesso in famiglia, ce ne vogliono due. Ma non dico questo. Fesso poi perché? A lui è piaciuto quel genere di vita e nessuno gli ha mai messo i bastoni di traverso. Non penso perché vuole imporre la stessa cosa agli altri. Perché questo signore non si accorge che la vita è cambiata. Che ti credi? Che si preoccupi di dare uno sguardo in giro per vedere con quali mezzi e per quali vie la gente di oggi riesce a sfondare e vincere. Individui che non sapevano neanche lucidare le scarpe oggi fanno la vita da star, con soldi, ville, auto, modelle, con qualsiasi arma, buona o cattiva, ricattatoria o disonesta, loro sfondano. La pace tra me e mio padre finì il giorno in cui io gli dissi papà, io e te siamo due cervelli completamente differenti. Io ti ringrazio per avermi messo al mondo, ma accontentati che ti dico ti ringrazio. Non mi devi scocciare più. Quello che farò nella mia vita dipenderà solo ed esclusivamente dalla mia volontà. Io non devo dare conto a nessuno. Appunto. No, perché, vedi, Beppe,
il giorno in cui tu diventerai milionario, senza aver chiesto consiglio a nessuno e senza, diciamo, la diretta collaborazione di tuo padre, non sarà un giorno lieto per lui. La tua vita, in confronto a quella che è stata la sua, lo metterà in condizioni di inferiorità. In altri termini, un figlio che per merito proprio riesce a muovere un passo più lungo del previsto non fa altro che mettere in evidenza l'incapacità del genitore. La vita è un dono. E a me, quando mi regalano una cosa, io ne faccio quello che mi pare e piace. Poi non fu mio padre a donarmi la vita. Lui al massimo funziona da intermediario. Io sono nato libero, come mia madre. Ma lo sai? Corrado l'ha schiaffeggiata. Lo sapevo. No, lascia perdere, va. Eravamo in casa di Mirella. C'era pure altra gente, ma non mi ricordo di nessuno. Difficilmente avverto la presenza degli altri. Comunque, a un certo punto, quel genio di Corrado decide di infastidire i presenti con le sue inutili barzellette. La conoscete quella del ragazzo di colore che per l'università e dice «Voglio iscrivermi!» Certo che non sceglie, ma perché non potrei avere un banco anch'io? E siccome Rosaria non rideva, ma perché avrebbe dovuto? Quel bestio le ha dato un mal rovescio e ha lasciato la festa. Stamattina ho sentito che la chiamava, che era pentito e che voleva vederla. Eh certo, il compagno Corrado e le sue scuse ufficiali. Senti un po', mi ha detto Rosaria che interessarsi non è stato mica uno qualunque. Serene, così si fa chiamare, Achille Sereno, ma nell'ambiente letterario e cinematografico di Parigi lo conoscono tutti come Serene. Pensa che io le foto neanche volevo mandargliele, è stato il mio agente. Io so solo che quello quando ha visto le tue foto, quelle che ti ho convinto io a mandare, ha fatto salti da cielo piatto, tanto dalla gioia, non è vero? Sì. Fotografie indovinate. Beh, ma tu scherzi? Ma in quante ancora devono dirti quanto stai bene in quelle foto? Dai, non fare finta di nulla, essendo i produttori francesi. Mica te lo firmavano il contratto che ti hanno firmato. E lo sai come mi ha definito Serenè al telefono? Un dio greco. Parole sue. E mi vuole ospite suo a Parigi. Praticamente quando arrivo non devo fare altro che telefonargli e non spenderò niente. Tutti i soldi del film li metto dritti dritti in tasca. 6 settimane di riprese, fino a settembre. Il protagonista, la tua vita ha una svolta, fino ad Hollywood, con tutte le riviste del mondo che faranno a gara per pubblicare fotografie, interviste, copertine con te. Ah, allora siete svegli. La porta va lasciata aperta per la serratura, ma meno male che ho insistito con le chiavi. Ho comprato birre e tarallini, si deve festeggiare. Ha fatto fesso papà. Stamattina, quando ancora dormiva, sono entrata in camera e gli ho soffiato 40 euro dal portafoglio. E ringrazio Dio che non se ne sia accorto. Se no un altro paio di schiaffi li prenderli da lui. Con Corrado ci siamo chiariti, eh? Come no? Fine primo round. Stasera mi vuole portare alla mostra di un suo amico. Hai rifiutato? Voglio curarmi. Ma no, invece. Ma no, ieri sera non ragionavo, mezzo stordita. È perché Corrado ha la mano pesante. Avevamo bevuto, e lui l'ha fatto per gioco. Come dare uno schiaffetto ad un amico, no? Tra amici si fa. Uno scherzo, mica c'è da fare il muso adesso. E poi, io voglio essere sua amica. Sì, non solo la sua fidanzata. Stamattina mi sono svegliata con i denti un po' macchiati di sangue, ma non è niente, no? No, si vede che la parte interna della guancia deve aver urtato contro i denti. Si è fatto un piccolo taglietto insignificante. Dai, fammi vedere. Non si vede nulla. L'hai disinfettata? Con un po' d'acqua ossigenata, sì. E tu? Tutto pronto? Sì. Stamattina è arrivato il contratto. Insieme all'itinerario della partenza e al biglietto dell'aereo. L'anticipo me lo danno direttamente a Parigi. Il resto dei soldi a settembre. E papà l'ha saputo? Glielo dico stasera. Oh, fare la faccia da zombie. Guarda, fossi in te, io glielo farei sapere direttamente da Parigi. Quello che ho detto io. Beh, se non ti hanno me. Catapulti, te ne...
Catafottitene. Sentite, io non conosco al mondo nessun'altra parola capace di poter esprimere questa sensazione, questo stato d'animo così vicino all'infinito disinteresse che provi. La vastità cava, quasi come una catarsi dell'anima che raggiungi quando vieni a conoscenza e ciò nonostante ignori, come se il mondo si frantumasse in minutissime scale di informazioni che puoi permetterti di perdere, come se un'enorme torta mille foglie sparpagliasse felice le sue spuole profumate alla vaniglia. Ma nella galassia questo verbo è in sé una miracolosa scala musicale, ricca di semitoni, di temolli. Catafottitene! Lascia che il mondo caschi e non te ne dare pensiero. Rosaria! Comandi! Spazzola questa giacca, per favore. Passa mano e sepolto dalla polvere. Qualcuno ha chiamato il fabbro per la serratura? Guarda, io fino a stamattina non ho fatto che cucire vestiti. Di chi? Di chi? Lei è l'unico che non si è ancora dichiarato fanatico degli incredibili vestiti che Rosaria è in grado di confezionare. E questo... Ho chiamato io il fabbro. Ma non so se fa in tempo. Come facciamo? Gli ho spiegato la situazione, ma non ho voluto insistere. Vuoi il numero? No. Vorrà dire che ci corrigheremo così, con la porta spalancata, aspettando i ladri, voglio dire, ormai ci siamo abituati. Dopo una giornata intera passata a dire cose davanti al microfono, cose che non ti passano neanche per l'ingresso di servizio del cervello, una prospettiva poco confortante, penso. Questo ci passa il convento, no? Anzi, presuntuoso io a fare domande. Cosa farà Jack? La spazzola dov'è? La spazzola sta in camera mia. Ci spazzoliamo le camicie, vedo, facciamo progressi. Certo, se anticipassimo un po' queste buone abitudini. Tu invece cerca di dormire un po' di più la mattina. Se non pronunci un nome, o perlomeno guardi in faccia la persona con cui stai parlando, mi spieghi come facciamo noi a capire chi ti deve rispondere? Tu no. Tu non ti devi sentire parte in causa, perché tu ti dormiresti la parte tua e quella che spetta agli altri. Quando avrò finito il discorso capirete con chi ce l'ho. Dunque, se tu dormi un po' di più la mattina, va a finire che io mi trovo, che ne so, un paio di biglietti da 20 in più nel portafoglio, sbaglio? Dovevo uscire e potevano servirmi. Ah, infatti sono servito a farmi rivolgere la parola da te. E io ti ringrazio per avermelo detto, così la prossima volta mi accontenterò soltanto del danno finanziario. Signor Alberto, lei certe cose le dice senza sentirle profondamente, vero? Oh, ancora qua stai. Evidente, non mi vede? No. E io non ci vedo bene, tu invece c'hai una vista lunga che... Che significa? Se te lo dico, va a finire a sedia in faccia. La sedia fa parte di quell'infinita quantità di oggetti indispensabili di cui si ignorano i nomi degli inventori. La ruota, le forbici, lo spilo da baia, l'ago, la sedia. La sedia, a mio avviso, deve essere nata con la bestia umana. La dovette scoprire l'uomo primitivo, quando per la stanchezza sentì il bisogno di piegarsi in tre, poggiando il proposito di una pietra. Beppe, ci sentiamo dopo. E a lei, signor Alberto, non la saluto. È stato cattivo con me. Me ne vado. Ciao, Giulia. Tu domani parti per la Francia, giusto? E chi te l'ha detto? Ti interessa? No. Vado in camera mia. Vedi che il fabbro mi ha scritto che passa più tardi. Credo. Ma tu non devi credere, tu devi chiedere. Papà, non è che la spazzola l'hai presa tu, io non la trovo. Cos'è?
perso la voce? No. Non sei un po' stanco? No. Certo che sei un bel tipo tu. Lo sai, sto iniziando a credere che la tua sia una specie di fissazione. Cioè, secondo te, se uno non accetta un posto alla radio non può trovare un altro sbocco nella vita. Lo sai, non credere che la Rai stia lì ad aspettare a te con le braccia aperte dicendosi "Nite Pavlos". Ma papà, ma come si può dire con certezza qual è il pensiero migliore? Quello che più si presta ad una realizzazione concreta ed immediata. Ma poi, fra le mille idee che vengono in mente ad un vulcanico come Beppe, ma vedrai come si metteranno bene le cose. Quali idee, quali cose, lo sa? Lascia stare il vulcano dove sta. Nel mondo reale l'uomo sposta e l'uomo rimette a posto le cose. E non è detto che le cose spostate si rimettano a posto da sole. D'altronde chi le ha spostate queste cose? Chi li ha spostati? Io che ne so. Noi. Da quando esiste il mondo, l'uomo sposta e l'uomo rimette a posto le cose. Tu mi dirai allora fa l'arte dei pazzi. Io ti dico meglio fare l'arte dei pazzi che bruciare vivi a Pompei. Tu per esempio tuo fratello gli vuoi bene, no? Sì. E lo stimi? Sì. E io no, io gli voglio bene ma non lo stimo. Ma che discorso è? Il discorso è l'eterno discorso, lo sai? Si può voler bene senza stimare. Come faccio io con voi? Io vi voglio bene ma non vi stimo, eh? Ma come potrei? Quello se ne parte per la Francia con un lavoro che lo aspetta, poi mi tu guarda che faccio. Ma cosa c'entra adesso la mia faccia? Lo so, non mi fa neanche pensare all'amarezza che mi sale su quando penso a te vicino a quel cretino. Io guarda. Poi non è che tu ti vergogni, no, ma quale vergogna, per carità. Te ne fai un vanto, come se avessi commesso un atto eroico. E quello è meglio se si trova un posto di lavoro e porta qualche soldo a casa. Ma quanto è serio per uno schiaffetto adesso? Ma tu lo vuoi capire che Corrado cerca la compagnia completa? Cioè, lui la donna la porta in palmo di mano. E con l'altra la schiaffeggia. No, ti sbagli, papà. Noi viviamo i tempi della plastica, cioè di internet, dei matrimoni gay, del terrorismo. Non possiamo pretendere di andare in giro con il campanello della parrocchia a cercare il candore, l'innocenza, la verginità, senza fare un bagno di ridicolo. Ma c'è stata un'evoluzione, un riscatto, una messa a punto. Lo sai, io ho smesso di lottare con te, parlo per parlare, dico per dire, quello è umanesco. Te l'ho detto mille volte, alza le mani continuamente, spesso per futilissimi motivi. Allora tu mi spieghi dove va a finire la stima nei confronti della donna in questi tempi di plastica e matrimoni tra uomini, come dici tu? Ma allora non mi sono spiegata, quelli non sono schiavi. Ah no? No, quelle sono prove di considerazione. Si capisce. Lo schiaffo significa che io ti tratto da pari a pari, ti ritengo all'altezza mia. Cioè, se per esempio, invece di me, al mio posto ci fosse una donna più robusta di me. E beh, Corrado si guarderebbe bene dal toccarla, ma a quel punto sarebbe un vigliacco. Oppure, considerando invece l'evoluzione, Corrado affronterebbe ugualmente la donna in questione, rischiando di prendersi anche lui quel che c'è fuori. Pace, il pro e il contro. Nell'evoluzione e nel riscatto ci sono pure gli schiavi. Vabbè, comunque se lo puoi tenere questo Corrado, giusto? E andarci a convivere non appena avremo la minima sicurezza economica. Perché lui ti stima. Beh, questo è un altro discorso. No, 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 proprio quello il discorso, il punto nevralgico. Lui ti stima sì o no? Sì. E ti schiaffeggia, ti stima e ti schiaffeggia. Ma che c'entra? È possibile che non capisci. Ma cosa credi tu? Cioè, nemmeno Corrado vive bene questo continuo equivoco. Equivoco? Pensi sia il solo in queste condizioni. Cioè, non è facile vivere quando ogni tuo gesto viene scambiato per qualcos'altro. Va a finire che uno schiaffetto tra amici diventa un ceffone, un urletto, una bestemmia. Ma no, la verità è che qua, chi più chi meno, tutti cerchiamo di tirare a campare come meglio possiamo. C'è chi cerca di salvare il salvabile finché ci riesce. E chi arriva con l'acqua alla gola e poi purtroppo scoppia. Ma comunque io ho accorato un discorso che non voglio fare. C'è speranza di mangiare qualcosa in questa casa o no? Tutto quello che vedi, per allini e birre. Tutto quello che vedi. Vorrà dire che mi ordinerò qualcosa, anzi, me ne vado proprio in trattoria.
sarebbe non... sarebbe non sa di che si tratta, guardi che... non ha parlato con mio figlio per telefono. E la serratura non funziona. La porta una volta si apre, una volta no. Una specie di lotteria. No, ma che cambiare? Lasciamo stare. Magari basta poco, ecco perché l'ho chiamata. Lei faccia buon conto, io sono qui. E se ha bisogno di me... È arrivato il Fabio. È arrivato il Fabbro. Quando? Qualche minuto fa. Ma ha suonato? Certo che ha suonato, ma evidentemente tu non l'hai sentito. Meno male che è passato io per caso. Meno male allora. Ha bisogno di qualcosa? Ah, si è messo d'accordo almeno per le spese con mio figlio, con Beppe? Certo. Figuriamoci. Che certa gente vive all'arrembaggio, giorno dopo giorno, anzi minuto per minuto, senza fare conti. No, no, non dico a lei, per carità, dico per dire. Certa gente non ha un programma nella vita, ha soltanto entusiasmo. Quelli si spenderebbero i soldi che stanno guadagnando nel mese in corso, quelli del mese successivo e forse anche quelli della liquidazione. Vivono alla giornata, minuto per minuto. E uno poi ci prova pure a tirare il freno sulle spese, ma insomma. Ma un padre di famiglia che può fare? Che può fare di fronte a questo disordine morale che sta dilagando in tutto il mondo? La fa da padrone. Disordine morale che secondo me sta causando anche un disordine finanziario. Da quando mia moglie lo conosceva bene, il disordine finanziario, e non sentiva più niente, non faceva domande, non sentiva neanche più la gelosia. Dai, lasciamo perdere. Vuole un caffè? Un po' di zucchero? Sicuro? Allora, non faccia complimenti, mi raccomando. Con permesso. Guarda, certi pensieri offendono più te che me, io non
voglio metterti le mani in testa. Papà! Ma che ti cade? Che ti manca qua? Quello che posso fare in Francia? Mille, 3.000, 30.000 euro, quanto ti devono dare? È possibile che non capisci che quei soldi non ce li hanno? Ti stanno scavando una fossa e tu ci stai entrando dentro. Io non voglio farti la predica, non ne sento il bisogno. Tra l'altro tu sei una persona intelligente, non sei uno stupido. Ma certo, questo tuo modo di agire io proprio non lo capisco. Da cosa nasce? Non sei un delinquente, non sei un criminale. Papà, non mi torturare. Vorrà dire che questa volta quando arriverà il conto sarai tu a pagarlo. Io almeno mi guardo intorno. Cerco di vedere le cose sotto un altro aspetto. Che cosa risolvi partendo? Non ti ho insegnato niente. Io che ogni giorno affronto il mondo tenendo dentro la bile che voi due mi avete donato. Nonostante io abbia creato con le mie mani tutto quello che ho creato. Papà! Guarda, veramente non ti meravigliare se la gente è arrivata a mangiare in piedi in questa casa. Pane, sale e olio. Due patatine. Due uova fatte al volo. Qualsiasi cosa può scappare il prima possibile da te. Io me lo ricordo il giorno che hai cacciato mamma. Sai? Che giornata. Avevi scoperto che giocava a carte e faceva qualche debito giù al circolo con quelle quattro comari. Ma mi diceva, svergognata, fuori di qui! Guarda che tua madre ha messo in mano 20 anni di risparmio, tu non puoi neanche sapere. Che tragedia che fai certe volte. Ma mi ricordo pure quello che ha fatto mamma quando è uscita di casa. È andata a mangiare in quel ristorante. E che ristorante? Con la tua macchina. E al ritorno si è fatta tutta la fiancata contro un palo della luce. Un'opera d'arte. Così da quel giorno lei sarebbe andata a piedi. Ma tu, ad andare a prendere le amanti, ci dovevi andare con la macchina sfondata. Tua madre sapeva, io non sono certo quello che si è dato alla fuga. Dovresti vergognarti. E di che cosa? Di offrirti un lavoro? Un futuro? Il mio a Parigi. Un posto di lavoro in Rai che pensavo potesse renderti felice come farebbe felice chiunque, no? Che stupido, anche a credere, ma soprattutto a pensare di poter dare una soddisfazione, un regalo, cioè, mi ha fatto fare di credere, perché ho insistito tanto nel credere, perché ho insistito nel credere, perché ho insistito nel credere. Thank you.
solo che non ho ben capito che cosa posso fare io. Cioè, chi le ha parlato di quello che faccio? Non sono nemmeno più sui social, io si figuri. Davvero il mio lavoro lo può interessare. Rosaria cara, ma per noi che vogliamo la donna progredita e che ci adoperiamo con mille mezzi ad incitarla a muovere passi sempre più decisivi verso l'indipendenza. Non è stato facile all'inizio. Le chiedo scusa, un attimo solo. Migliaia, milioni di donne leggendo l'articolo su di te diranno io... ora faccio come ha fatto Rosaria. L'ho letto su Donna d'oggi. Rosaria, devo dirti una cosa importante. Sì, pazienza, Giulia, aspetta. Le chiedo ancora scusa. Dicevamo, mi stavo parlando di donne che potrebbero prendere me come modello di imprenditoria femminile. Mi piace. Rosaria, dobbiamo parlare. Finisco l'intervista e ci sono, aspetta. Devo dirti una cosa. Shh, ma chi è? Dicevo, mi fa molto piacere se il mio caso può essere addirittura ispirazione per qualche donna. Si figuri, io faccio questo mestiere per puro caso. In seguito ad un dispiacere, ecco. Mio padre perse la possibilità di parlare. Ma fu una vera disgrazia, figuratevi. Mio padre lavorava alla radio ed era quotato come speaker. Stigliano, l'avete sicuramente sentito nominare. Lei è la figlia di Alberto Stigliano? Proprio lui, sì. E chi non lo conosce, The Voice? Ma mi chiedevo, ha qualche fotografia da inviare per l'articolo? Una famiglia di successo come la vostra, perché se tuo padre è Alberto... Basta! Ma chi è? Aspetti che le condivido in chat queste vecchie foto di mente. Rosaria, non hai capito. Dobbiamo andare... A proposito, come nasce tuo fratello l'idea di diventare attore cinematografico? Un bel ragazzo, lui. Un fisico magnifico. Rosa, è successo un casino! Mi chiedo scusa. Questa è una mia amica, Giulia. Ma chi è? Riccardo Bugli, Donna d'oggi. Donna moderna? No, Donna d'oggi. Vogliono fare un articolo approfondito sulla mia attività. La tua attività? E anche tu sei amica di Beppe Stigliano? E a lei che gliene importa? Guardi che è proprio uno sciacallo. E del celebre Alberto? The Voice? Sì, The Voice, fino al giorno in cui la voce non l'ha persa. Cosa che dovrebbe fare anche lei? Giulia, ma perché sei così aggressiva? Sono tutte stronzate, lo vuoi capire? Chiudi tutto! Ti è contattato per altri motivi. I vestiti non c'entrano nulla. Le chiedo scusa, dicevamo, ha bisogno di qualche altra mia fotografia. Che so, mentre lavoro. Ho già molto materiale. Grazie del suo tempo. Buonasera. Buonasera. Rosaria, dobbiamo parlare. Scendi. Sì, devi aspettare, Giulia. Adesso. Aspetta. Ho detto adesso. Da fare. Non stai capendo, Rosaria. Non stai capendo. Dobbiamo parlare. Un secondo solo. Un secondo solo. Va. Infatti, ho trovato qualcosa di buono. C'è pure un nuovo soldo. Dopo cena, ti va di darmi una mano a quei conti? Domani devo spedire 24 fatture per i vestiti. Rosaria, non hai capito! Mi uno più. Ci sei stato dal medico poi? Ti ha dato qualche speranza? Ascolta. Il lavoro mi va bene e il pane non ci manca, eh? Però mi farebbe piacere sentire la tua voce. Non so, per scambiare quattro chiacchiere, per sentire il tuo parere. Ecco, per sentire il tuo parere su questo, su quell'argomento. Poi, mi credi? Io la voce come me la ricordo. Sarà un fenomeno strano, sì. Ho l'impressione che quando tu parlavi, io non sentivo niente. Nemmeno dire sì e no. Vabbè, io ti aspetto, eh? Intanto metto la tavola. Rosaria, è successo un casino. Ma chi è? Beppe! Quando sei arrivato? Chiudi la porta. Scusa, senza un preavviso, un messaggio, mi vuoi dire che è successo? Quello che sto cercando di dirti da me. Niente, Rosa, niente, non è successo niente. Come
stesso, non parla. Ma tu sapevi qualcosa? Cioè, lei sapeva che tu saresti tornato. Papà, Beppe è tornato da Parigi. È andato tutto bene, il film è finito. È andato tutto bene, giusto? Il film è finito completamente. No. No. Devi partire un'altra volta. Forse sì. Ma come forse sì? Scusami, se il film non è finito, devi partire un'altra volta, giusto? Ah, ho capito, le continuate qua le riprese. Sì, 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 lo fate, finiscono qua le riprese. Ora per piacere, chiudi la porta. Va bene. Sei fuggito. Guarda che online non si parla d'altro. La prima cosa che faranno sarà venire a cercare qui. È meglio che te. Ma che è successo? E Giulia, scendiamo, parliamo fuori. Ma perché? È meglio parlare piano. Un caso simile va considerato senza perdere del tempo. Si chiama un avvocato. Si chiede consiglio. Come ti devi regolare? Se ti riposti tu, mi vuoi dire cosa è successo? Io non ne so niente. E allora perché sei fuggito? Guarda che secondo me è peggiorata la situazione. Ma abitavo in casa sua, capisci? È lo stesso appartamento, al piano di sopra. Ieri mattina sono sceso per fare colazione alle 5:30, come al solito, prima di correre sul set. E l'ho trovato a terra in un lago di sangue. Scannato come un capretto. Che dovevo fare, eh? In una città come Parigi, completamente sconosciuta, senza né parenti né amici, io non ho capito niente. Non ho capito niente più, sono corso in stazione, ho preso il primo treno, non so neanche come. Però io sono innocente, eh? Le mie mani sono pulite! Ho capito. Ma non sospetti di nessuno, nessuno. Che ne so, qualche indizio. Non lo vedevo mai, non lo vedevo mai. Sul set c'era sempre l'assistente a dirigere. Io facevo la mia vita e lui faceva la sua. L'ho visto qualche rara volta a colazione la mattina. Abitavi in casa sua. Era il regista. Il cinema è tutto, va bene? Io ero impegnato ogni giorno, stavo sul set dalla mattina alla sera. Beppe, tu devi parlare chiaro. Qua non c'è tempo. Fu proprio questo Serenetti che ingrassato gente di fece avere il contratto. E che vuoi dire? Come si fa a dirlo, Beppe? Come si fa? Certe cose si sottintendono. Guarda che io non avevo il dovere di conoscere le idee particolari di Serenetti. E poi con me si è sempre comportato da gentiluomo. Però l'equivoco c'era. E ora ha creato la notizia. E ti assicuro che se avessi osato, sia pure con una semplice allusione, io l'avrei preso. E l'avresti ucciso. E infatti, il delitto è stato commesso. Pronto? Pronto, commissariato di polizia. Mandate due agenti in casa Stigliano. Rettifilo 174. C'è da arrestare un giovane sospettato di assassinio. Stigliano. Rettifilo 174, grazie. Papà! Papà! Mostro! Se sei innocente, che paura hai? Ma come? Parli! Parlo, lo sa, parlo. Come vedi, parlo. Voglio parlare assai, eh. Voglio dire tutte quelle cose che non ho mai detto, che forse proprio per non averle dette siamo finiti in questa situazione. Cioè, che fa che siamo in questa situazione? Che forse ci sentiamo uniti, legati. Cioè, forse è un vincolo che ci accomuna nella buona e nella cattiva sorte. Se vuoi andare, per favore. No, non mi va di lasciare Rosario proprio ora. Non mi piace l'idea. Io invece ti chiedo di andare perché voglio restare da solo con i miei figli. Va bene, telefonami più tardi per darmi notizie. E se hai bisogno di me, se devo trovarmi. Buonasera. E
Eccoci qua, eh? Una famiglia. Padre, una figlia, un figlio. È possibile che non capisci che quando in una famiglia uno cade, si porta tutti gli altri appresso. Ormai è tutto chiaro, che Stigliano è un nome che hai riempito di fame. Pensare che io sia pazzo, Non puoi crederlo, perché se mi sono disamorato e disinteressato di questa famiglia, una motivazione forse ci sarà. Ho lottato con tutto me stesso, più che potevo, per farvi capire che avere una famiglia, avere dei figli, comporta dei sacrifici, delle rinunce, ma poi ho mollato. Abbiamo parlato per anni senza venire a capo di niente. Abbiamo sbagliato, ognuno ha la sua colpa. Gli errori sono stati assai. Ognuno ha sbagliato pensando di indovinare. Poi il primo errore fu quello di credere che si possono fare i milioni come fossero fagioli. Ma chi è che li fa? Chi li fa tutti sti milioni che poi se li gode anche? Guarda che io non volevo mica ricchi. Ho scelto una vita come ne potevo scegliere un'altra, volevo staccarmi da te per non esserti ripreso. Mi sono trovato implicato in un fatto di sangue che non mi riguarda. Ma questo non significa che io debba rinunciare alla mia indipendenza. Qua ognuno è libero di vivere la sua vita. No. No, questo lo diciamo quando ci fa comodo. Perché se ognuno di noi ammette che per vivere all'interno del consorzio umano deve assolutamente ubbidire ad un autocontrollo delle proprie azioni, già sta riconoscendo che ci sono dei limiti ben precisi, non possiamo disporre egoisticamente della nostra vita. Siamo agganciati come una catena, la maglia cede e tutto il resto appresso. Guarda tua sorella, guarda che faccia che c'ha, perché non potevo mai lottare, io cosa avrei potuto fare di più? Come può un padre di famiglia comandare se chi deve eseguire i suoi ordini è contro di lui? Che potevo fare io se chi doveva condividere la mia idea mi ha dichiarato guerra, una guerra deliberata, prestabilita. Una guerra fredda, combattuta con l'ironia, col sarcasmo, con la simulazione, col boicottaggio. Poi uno comincia a dire, magari sono io che sono rimbambito, avessero ragione loro. Hai dei dubbi, ti fai un esame di coscienza, dici magari la vita non è più quella di una volta, il progresso è quello che è, i giovani capiscono più di noi. Se mio figlio ha delle aspirazioni e dei sogni che possono aiutarlo a fargli raggiungere una quota che si distanzia dalla mia, chi sono io per impedirglielo? E infatti tu la tua quota l'hai raggiunta, a Parigi ci sei stato, ma non perché l'hai voluto tu, perché lo voleva il tuo agente. Chissà che cosa gli ha promesso al suo amichetto. Quante volte ti ho detto di stare lontani da quelle persone? Qua, quante volte ti ho detto di stare lontani da una persona che non ha niente da perdere, che appartiene a una categoria di gente che una famiglia non se la può neanche creare. Una setta diabolica che ramifica, che mette radici, che comanda da un capo all'altro del mondo, si serve dell'arte per corrompere e distruggere quel poco di buono che abbiamo costruito noi quotidianamente. E usa il gusto raffinato, certo. E ha aperto la sartoria del raffinato, hai visto? E dall'altra parte c'è il parrucchiere del raffinato. Non so se hai letto il nuovo romanzo del raffinato. Vedi tua sorella, vedi com'è raffinata tua sorella, non sembra neanche più una donna, si confonde con un uomo. Ecco perché ha chiamato quel buio lì. Ecco perché ha voluto le fotografie di Beppe da piccolo. Si capisce.
Domani i giornali saranno pieni di nostre fotografie. Domani il divo qua avrà il suo quarto d'ora di celebrità. Ma io non mi vergogno di dire queste cose. Anzi, io soprattutto non mi vergogno dei miei errori. Voi invece dovreste vergognarvi. Non ti rispondo neanche. E fai bene, non ti fa comodo. Egoista! Questo sei soltanto questo. Perché soltanto adesso hai sentito il bisogno di mostrare la forza del tuo carattere telefonando in questura. Questa è la cosa più cattiva che mi potessi dire. Io ho telefonato in questura perché lui, se non si costituisce, peggiora la sua situazione, qualsiasi essa sia. Che dovevo fare? Non mi dovevo regolare neanche questa volta, dovevo stare zitto. Certo, non dovevo parlare. Quando mi sono finto muto e ho fatto correre l'equivoco, tutti quanti mi avete creduto, io mi sentivo nella pace degli angeli. Ho pensato, se ora ne comincio a parlare, se torno al mio lavoro, va a finire che la situazione torna a quella di prima. Eppure se parlavo, non era la stessa cosa. Avrei mai potuto impedire a lui di andare a Parigi con quali mezzi? Un padre di oggi, di fronte alla strafottenza dei figli, parla e muta la stessa cosa. Siete riusciti a farmi rinunciare ad ogni mio diritto e a farmi sentire libero da ogni mio dovere, ma io credo che sia questo il momento di parlare. Io voglio parlare adesso. E non mi vergogno di sembrare uno che infierisce su un disgraziato che è caduto in una tragedia, perché le mie parole devono avere per lui il valore che hanno, proprio perché provengono da me che sono di parte. Se lui ha commesso il reato, le mie parole gli faranno più male, ma peggio per lui. Ma se lui è innocente, come io credo e spero, allora le mie parole gli serviranno per il futuro, potrà ricostruirsi una vita. Quando io sposai vostra madre, ne parlavamo spesso, da fidanzati. Ne parlavo più io, lei meno, comunque. Volevo dei figli. E arrivasti tu, il maschio. Mi sentii un dio, pensai, non muoio più. Non vedevo più niente, certe cose che erano indispensabili non lo erano più. C'ho un figlio che non muoio più, questo pensavo, non posso morire più. Me lo ricordo, andavo per le strade, giravo, camminavo. Ed ero felice perché finalmente potevo riversare su me stesso, perché un figlio è parte di te stesso. Tutto l'amore che i miei genitori avevano riversato su di me, magari col medesimo sentimento. E faticavo con una forza che faceva meraviglia a me stesso. Dicevo, ma dove le trovi tutte queste energie? Come fai? E dicevo, ma che ti importa? C'ho un figlio che... Non muoio più, non posso morire più. Poi arrivò il periodo delle malattie, insomma. Cose che capitano, cose normali di tutti i bambini, si capisce, però io avevo un pensiero che quando tornavo a casa mi tormentava, diventava un incubo, mi torturava l'idea che tu morivi. Io tornavo a casa e pensavo che tu non c'eri più. Lo sai che cosa pensavo veramente? Che era colpa mia. Era colpa mia, ma non perché non avevo comprato le medicine giuste, non avevo chiamato il medico in tempo, no, era colpa mia perché io ti avevo messo al mondo. Allora capisci che un padre di fronte ad un pensiero come questo, una responsabilità, se la sente, insomma. Per l'avvenire che dovrà avere suo figlio, per il percorso che dovrà intraprendere, per la strada che sta percorrendo, insomma.
anche perché io te lo voglio dire, non sono contento del mio futuro. Vedi che anche io da giovane avevo dei sogni, delle aspirazioni. Scrivevo poesia. Ma poi uno si piega e capisce che a certe altezze nella vita non puoi arrivare. Potevo mai provare invidia per te, se avessi fatto qualcosa di più, se avessi raggiunto una quota diversa dalla mia. Che Dio mi fulmini. E io ho mai pensato che tu avresti dovuto fare quello che ho fatto io. Il mio pensiero era dove non arrivo io, arriverà lui. Ecco, questo era il concetto, perciò pensavo... Non muoio più, non posso morire più. Poi arrivò la seconda, la figlia, la femmina. E auguri, il maschio e la femmina, la coppia perfetta. Auguri, ma io mi ero già disamorato. E non provavo più le stesse cose che provavo prima. Non avevo più lo stesso entusiasmo, ecco. Ogni volta che vedevo una cosa sbagliata, che non funzionava, non intervenivo più. Cos'è? Vuoi fare un viaggio? Vuoi andare per un po' di tempo all'estero?
No, papà, voglio morire. Ma perché? E indovinate come ho controbattuto. Gli ho detto, allora mi devi dire cosa significa la vita e cosa significa la morte. Una di queste due spiegazioni mi potrà chiarire l'altra. E allora io non mi ucciderò più. Poi siamo fuori al balcone. E sul parapetto vediamo passare una formica. Giulia, figlia mia, io non ho studiato. Che ne posso sapere? La vita secondo me significa tutto. E per tutto intendo dire tutto. La morte non significa niente. Perché la morte non esiste. Guarda questa formica. E inizia a stuzzicarla con l'accendino. La formica scappa a destra e lui la tocca col fuoco a destra. La formica scappa a sinistra e lui la tocca col fuoco anche a sinistra. E mi fa, guarda questa formica. Lei ha paura e scappa perché vuole vivere. Certo, non so fare tutti i ragionamenti che sai fare tu. Però la vita la capisce. La morte non la capisce. La vita è quella cosa che si vede con gli occhi. E se non teniamo gli occhi, perché devi sapere che la formica non ci vede, allora la tocchiamo con le mani. Perciò la formica vuole vivere. E quando la formica smette di vivere naturalmente, allora non ha paura e non scappa. E perché? Perché la morte non esiste. E se ti uccidi, sei tu che rinunci alla vita. Buongiorno. Ci vuoi fare bene? Per alcuni genitori i figli sono come le formiche. No, dico davvero, sono delicate, fragili. Può essere che un elefante la schiaccia, Anche il più aggraziato tra gli elefanti deve fare attenzione. Tu immagina che sforzo deve fare un elefante per cercare di non danneggiare la formica anche da se stesso. Ma di che parla oggi Beppe in trasmissione? Era stata una confusione. Che bella voce. È proprio adesso la diretta. Sta andando bene, no? Beppe ha un sacco di estimatori in Rai, io sono contento. Evidentemente doveva andare così. Ed ora perché non festeggiamo con una bella cena, Ma io che c'entro? Sono mesi che a stento ti vediamo per un caffè. Sì, ma torno tutte le sere, lo so, E che c'entra? Non ti vediamo mai. Se cercate coinquilini basta dirlo. Anzi, domani prendo la poca roba che ho e mi trasferisco qui. Vedi che lo faccio? Vi pago il doppio dell'affitto e non parlo più. Non dico più una parola. Lo sa, certo, sentiamo. Va bene, è ora di tornare a casa da papà che c'è il problema. Ci sentiamo dopo, Rosa. Salutatemi Beppe. Arrivederci, signora Beppe. Arrivederci. Rosa, vado pure io. Questa gliela devi dare a Beppe. Il contratto me l'hanno dato in redazione, mi raccomando. Perché tanta fretta, va? Torna prima stasera, così ci andiamo insieme, no? Ti devo dire una cosa. Rosa, non mi dire che di nuovo Corrado, Io non lo so, sta storia deve finire, vuoi che ci parli io? Pensi che sia meglio? Non... Io capisco che come dici tu pure lui avrà avuto i suoi dolori, ma insomma... E non mi fare certe guardate, che io certe guardate le conosco. Anzi, se avessi dato valore a certe guardate può essere pure che... le cose sarebbero andate meglio. O no? No, papà, no. Ascoltami, non pensare che questa cosa è così quando invece vuole significare questo e quest'altro. Perché vuoi confondere momenti con momenti e fatti con fatti? Tu hai ragione, per certi fatti insignificanti può essere indispensabile, se non innocente, la simulazione di un sentimento. Ma se ti sto guardando così, significa allora che il fatto è importante, no? E tu non devi confondere questo momento con altri momenti. È vero, io
averlo dimenticato. Ero piccola piccola. Me ne stavo seduta sulle tue ginocchia e ti torturavo la gamba. Ti chiesi, papà, i figli come nascono? Ora ti potrei dire parola per parola come mi rispondesti. Fosti bravo. Dicesti, quando due persone si amano, si sposano per vivere insieme. E infatti quando queste due persone dormono vicine, i loro aliti si confondono. E così nascono i figli. Mi bastò. Ora papà, io ti guardo come allora. Ti guardo come quando me ne stavo seduta sulle tue ginocchia e ti torturavo la gamba. Io ti posso guardare come ti ho guardato. Tu non devi sentirne disagio. Vedi papà, se tu sapessi per quanto tempo ho cercato di risolvere da sola i problemi che mi riguardavano. E quale secondo te poteva essere quello che mi dava maggior pensiero e che mi stava più a cuore se non di trovare qualcuno con cui costruire una mia famiglia? Che cosa avresti potuto fare tu, povero papà, per consigliarmi e facilitarmi il compito? Ma che ne sai tu della nostra generazione? E credevi che l'astuzia della tua esperienza poteva essere d'aiuto a me come lo fu a te all'epoca tua? No, io capì che dovevo fare tutto da me. E ti pare facile? Agire da soli, senza urtare contro il modo di vedere e sentire degli altri. Per questo che io cercai di essere libera e incontrollata, sì, per non incontrare i tuoi occhi che mi rimproveravano ogni passo che facevo. Volevo studiare disegno e pittura, e così conobbi un sacco di ragazzi, i quali mi scottevano, o perché non capivo le loro barzellette oscene, o perché si passarono la voce che Rosaria Astigliano cercava marito. Ma dove vivi? Povera cocca, che rilasso! Eppure le amiche mi dicevano le stesse cose. Ma poi ho incontrato Corrado. E io non lo volevo perdere, papà. Io lo amavo veramente. Lo amavo con tutta la forza della mia vita. Volevo mettermi all'altezza delle sue teorie, delle sue idee riguardo il modo di intendere la vita di una ragazza d'oggi. Io volevo sentirmi apprezzata, volevo sentirmi considerata come tutte le altre ragazze. E se mi avesse sfottuta lui, io sarei morta dal dolore. Ma stavolta gli ho riso in faccia. Le sue noiose barzellette non facevano ridere, ma glielo ho detto. L'unico che rideva era lui e mi ha dato il ceffone. Ma io lo guardavo, stavolta senza scappare. E facevo il duro lui, ridi, fatti un'altra risata e ti piglio il ceffone un'altra volta. Gli ho detto provaci. Non mi sono contraddetta. Ho detto, Corrado, non far ridere, è inutile che t'arrabbi con me, ma l'unico che ride sei tu. Ma che ci vuoi fare, papà? Quello era il suo modo di considerare le donne. Se ne tornava sempre, dopo un po' tutto educato. Scusami, Rosa, ho sbagliato, che non riesco a controllarmi, è più forte di me. Scusatemi tutti, ho sbagliato. Gli ho detto non complicare le cose. Gliel'ho detto senza piangere qua. Gli ho detto non confondere momenti con momenti e fatti con fatti. E gli ho aggiunto questo per dirti adesso.
significa esattamente quello che ti dico, tu non lo devi fare mai più. Salvo io, pure io ti devo dire una cosa, Quello che è successo tra noi tre lo sappiamo tutti e tre. Ora se continuiamo a parlare va a finire che le parole travisano i fatti e magari distruggiamo pure quel poco di serenità che ci siamo costruiti. Lasciamo passare un po' il tempo. Ma io pure c'ho una confusione in testa che non riesco neanche a parlare, ma io penso a voi figli, lo dico senza ironia, ci penso, avete avuto sicuramente delle difficoltà. Siete stati confusi pure voi, magari anche dal mio atteggiamento ostile. Non dobbiamo confondere momenti e fatti con fatti. Rosa, quello che ti voglio dire è che non dobbiamo credere che se ne è caduto il mondo. Perché può cadere una pietra, due pietre, ma una montagna resta una montagna. E il mondo resta mondo. Anche una famiglia. Senza il tuo saluto e chiuderò le spalle tutto quello che ti ho dato. Mi resta una speranza, una piccola casa dove resterai in mia. Questa è casa tua, papà. Qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì, perché la nuda verità è che ti amo. Debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì, perché la nuda verità
è che ti amo come nessuna mai.